Si apre molto bene il campo la Tosia. Dobbiamo trovare proprio un difetto nel gioco della Spagnola, è proprio questa sua scarsa propensione negli spostamenti laterali, fa fatica nel correre. Martinez che recupera 30-40. Ancora una palla break. Un grave errore questo, perché la palla del 4-2 ha messo fuori di poco. Quando ha i piedi ben saldi sul terreno, la Conchita Martinez riesce a tirare dei colpi davvero violenti, come in quest'ultima circostanza, il passante di dritto. Mi ha permesso di ottenere il vantaggio e adesso il 3-3. Ha avuto la possibilità di portarsi sul 4-2, la Tosia invece deve incassare il 3-3. Sono tutte occasioni mancate che alla fine davvero possono fare la differenza. Grande risposta di rovescio, c'è un po' tutto il tennis della Spagnola in questa esecuzione splendida nell'anticipo del rovescio. Sempre in avanzamento, sempre molto lucida e presente dal punto di vista agonistico la Nathalie Tosia, sta impegnando la sua avversaria con questi colpi molto profondi, un bel tennis con ottime strategie, solo che la Spagnola è più potente, ha più tennis nel braccio. Brava Nathalie Tosia. È corto il pallonetto. Deve giocare un tennis molto dispendioso, la Tosia, proprio per tenere a freno l'irruenza e l'aggressività di Martina, di Conchita Martinez. Qui raccoglie in demi-volée, splendida, poi trova la giusta posizione per lo smash in diagonale. Siamo 40-15. Thank you.
Forse lo scambio più bello da un punto di vista tecnico. Possiamo rivisitarlo, Balani, perché al completo, se è possibile, perché gli atteggiamenti tattici offensivi delle due tenniste forse rappresentano il momento migliore dell'incontro. Il rovescio profondo si salva in scivolata, guardate l'approccio, un back esasperato e poi il passante in corsa di polso incrociato. Forse lo scambio migliore della partita, che sta giocando da un'ora e 20 minuti circa. Guardate il gioco di gambe, sempre l'eleganza di questa francese. Bellissima questa immagine. Qui si salva con spalla alla rete, torna al centro del campo, c'è l'attacco in back. E tutto per tutto nel passante, l'attesa, l'apnea e l'esultazione naturalmente. È un po' come la partita di Diego Maradona, ci sono delle emittenti argentine che trasmettevano solamente il gesto di Diego Maradona su tutti e 22 uomini in campo. La telecamera fissa su Diego Maradona, anche quando era lontano dal gioco. Lanciava scarpe da calcio oppure usciva con un compagno, tutto è un tennis diverso. Comunque avete visto in questo scambio la classe e l'esperienza di Nathalie Tauziat, che magari non è all'altezza della Martinez, ma sta giocando un buon tennis in questa fase centrale del secondo set, dopo un buon avvio e un passaggio vuoto che le è costato prima partita. 4-3 Tauziat, la Martinez che ha il servizio, cerca di anticipare qui, Martinez Tauziat che, come ho già ricordato, è della Repubblica del Centro, Centroafricana. L'attacco che va a segno di Conchita Martinez. In alcuni momenti il tennis femminile è forse più gradevole di quello maschile, perché per i praticanti, per i numerosissimi giocatori della domenica, si possono avvicinare con maggiore umiltà e capire proprio dal gesto la tecnica di questo sport. Questa è bella, eh? Aveva molto campo a disposizione, ma ha voluto bloccare con il rovescio tagliato. E a zero tiene il servizio all'ottavo gioco, 4 pari. Match godibile, bello. In sicurezza, avete visto, trova subito la posizione delle gambe con l'aderenza dei piedi sul terreno e poi fa partire un rovescio imprendibile. Ecco che rivediamo giustamente Balani dalla regia, ci accontenta, guardate la presa con il piede d'appoggio e poi la partenza del passante di rovescio. Siamo 15 pari, il vento che cambia continuamente di direzione sul terreno di gioco crea questi vortici improvvisi, fastidiosissimi. Attesi in modo che
anche da gestire durante lo scambio, da poter intuire. E questa è la Martinez. Un rovescio ravvicinato, ha dovuto sparare a tutti i costi il colpo, spendendo però la pallina fuori. Non c'era bisogno di tanta violenza. Ricambia con questo errore da fondo campo la Tosia, 30 pari. Peccato, aveva progettato bene il punto. È mancata nella conclusione la volée di rovescio, il pubblico naturalmente avverte questo momento di fatica, di difficoltà, di ansia della Tosia, che adesso deve servire una palla break praticamente che può valere il match sul 4 pari alla sua avversaria. E 4-4 pari Martinez, palla break per la spagnola. E arriva l'errore. E siamo 5-4, Martinez che dopo il cambio di campo servirà per il match. La differenza da queste due giocatrici è percettibile, ma nei momenti più importanti si vede proprio come la numero 3 del mondo è più abituata a gestire certe situazioni. C'è il tempo per la pubblicità e per rivedere e vedere l'ultimo game per la Martinez e qualificarsi per la semifinale nella parte alta del tabellone, essendo Conchita Martinez la stessa serie numero 1. Veramente alla grande, a testa bassa, un paio di colpi molto belli, poi il dritto vincente in lungo linea, 15-0. Vincente sempre con il dritto, 30-0. Siamo al match point, 1 ora e 29 minuti di gioco.
Uscita Martinez, numero 3 della classifica mondiale, prima testa di serie qui al Foro Italico, ha la possibilità di chiudere il match nei confronti della francese Nathalie Tauziat. La Tauziat con questa volée giocata con grande senso acrobatico, 40-15. Annulla anche questo secondo match point, 40-30. Vediamo un po' tutte le sue energie residue della spagnola prima di servire. Tiene la prima. E va a questo rovescio, 1 ora e 31 minuti, 6-4, 6-4, un bel match che conferma naturalmente che la Conchita Martinez è la campionessa da battere. E se c'è il tempo mi rivolgo allo studio, io direi alla nostra Ivana se può, ecco, fare una battuta con la campionessa spagnola. Sì, eccoci, siamo vicini a Conchita Martinez. La WTA sta chiedendo il permesso per questa intervista, puoi girarti, le telecamere sono di fronte a te. Ecco Conchita, un inizio di match molto difficile quello di oggi contro Nathalie Tauziat. Sì, è stato un inizio un po' raro perché aviato è giocato molto male, aveva sbagliato molto, ma dopo è giocato molto meglio. Roma come al solito ti ha accolto alla grande, soprattutto direi l'uscita di Gabriela Sabatini ha fatto di te la regina incontestata fino a questo momento degli internazionali. Sì, bueno, Roma è bellissimo, io gioco qui come a casa, è meglio che a casa perché a casa non mi recuperano tanto come qui a Roma, davvero è un bellissimo torneo per me. Non l'applaudono, traduco le cose che forse sono di più difficile comprensione per gli italiani. Per quanto riguarda le semifinali, Absudova o Sarrazzanetti, chi preferiresti incontrare? È uguale, adesso spero la partita e dopo vediamo, non lo so, è lo stesso per me. In bocca al lupo Conchita. Bene, grazie così Ivana Vecchiari, abbiamo sentito, era giusto e doveroso dare spazio alla campionessa uscente, la Martinez 6-4, 6-4, la Tauziat.